Gravi carenze d'organico e preoccupazione per le infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna sono le due emergenze della giustizia emerse a Bologna all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Dai magistrati un appello a non sottovalutare questi fenomeni. I collettivi che hanno annunciato contestazioni durante la visita di Napolitano lunedì a Bologna hanno confermato le loro intenzioni. Dopo gli arresti dei Notav annunciano saremo ancora più determinati. Violenta aggressione in un appartamento in zona Fiera. Un'intera famiglia di origine cinese è stata sequestrata e rapinata da un gruppo di connazionali fuggiti con soldi, gioielli e altri oggetti di valore. In casa c'era anche una bambina di 10 anni. Le difficoltà nella stesura del bilancio del comune a fronte dei tagli ci sono, dice le nostre telecamere il parlamentare UDC Gianluca Galletti. Tuttavia Palazzo d'Accurcio deve fare il massimo per rendere la manovra più equa e non penalizzante per le famiglie. Lo stop domenicale alle auto, in aggiunta a quello infrasettimanale ipotizzato dalla Regione, è secondo Legambiente del tutto inutile. Secondo l'associazione ambientalista bisogna ripensare tutto il sistema dei trasporti, privilegiando quelli meno inquinanti. Buonasera, bentrovati con ETG Bologna. Lo avete sentito dai titoli, carenze di organico nei tribunali e molti timori per le infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna. Sono queste le due emergenze della giustizia nella nostra città e nella nostra regione, secondo quanto emerso alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si è tenuta questa mattina a Bologna a Palazzo Baciocchi. Unanimi i commenti delle autorità presenti alla cerimonia nel condividere queste preoccupazioni e questi timori, soprattutto riguardo le infiltrazioni della criminalità organizzata, ma vediamo il servizio. Pace mafiosa. Con questa espressione vagamente inquietante, il procuratore generale Emilio Ledonne ha fotografato la presenza delle infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia-Romagna. Le organizzazioni criminali puntano a insediarsi stabilmente nelle nostre province per acquisirne le più importanti attività economiche, ha detto il magistrato a Bologna nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E l'assenza di gravi episodi di violenza è la riprova di una raggiunta pace mafiosa fra i diversi gruppi, finalizzata a una equa e incruenta spartizione dei territori e degli affari. Un vero grido d'allarme dunque contro le mafie e anche contro la corruzione, con un appello alle istituzioni e ai cittadini e la richiesta di non essere indifferenti e non sottovalutare. Nel tuonare contro le mafie, il procuratore generale non ha risparmiato una frecciata a qualche rappresentante di istituzioni economiche locali, secondo i quali le infiltrazioni mafiose non sarebbero all'ordine del giorno in Emilia-Romagna. Guai invece a sottovalutare, ha concluso Ledonne. Un altro allarme lanciato dal presidente della Corte d'Appello dell'Emilia-Romagna, Giuliano Lucentini, riguarda le carenze di magistrati e personale amministrativo nelle procure e nei tribunali. In queste condizioni, ha detto, una qualunque azienda sarebbe destinata al fallimento. Pressoché unanimi i commenti delle autorità presenti alla cerimonia nel condividere queste preoccupazioni, soprattutto riguardo l'infiltrazione della criminalità organizzata. Per il presidente della regione, Vasco Errani, bisogna tenere alta la guardia e promuovere una cultura del rispetto e della legalità, creando efficaci antivirus ad ogni livello per fare crescere una forte reazione civica che si unisca al lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine. Un lavoro difficile, come ha spiegato Roberto Alfonso, capo della Procura di Bologna. Qui è più difficile indagare sulla mafia che altrove, ha spiegato, perché c'è una minore capacità di percepire i segnali dell'infiltrazione e la necessità di provare in maniera più stringente i reati. Nessuna sottovalutazione, ma la necessità di grande attenzione, è il commento che arriva infine dal prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia, che rassicura, annunciando come imminente, pochi mesi, l'apertura della sezione bolognese della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, annunciata a dicembre dal ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. E lunedì prossimo, come noto, arriva a Bologna il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Collettivi e centri sociali che hanno promesso, hanno annunciato azioni di protesta, hanno confermato i loro propositi. Anzi, dopo i recenti arresti di alcuni attivisti Notav, hanno detto contesteremo ancora con maggiore forza. Vediamo. Dopo gli arresti che hanno interessato nei giorni scorsi il movimento Notav con diversi studenti coinvolti, il collettivo Occupy Unibos si prepara a rilanciare con maggiore forza la contestazione a Giorgio Napolitano e all'inaugurazione dell'anno accademico di lunedì prossimo a Bologna. Secondo il collettivo, l'azione repressiva contro i Notav è un messaggio chiaro a tutte le altre lotte che stanno crescendo in Italia. Occupy Unibos esprime solidarietà e complicità agli studenti arrestati
arrestati e ricorda come lo stesso Napolitano abbia parlato di violenza eversiva in occasione degli scontri in Val di Susa. Per questo fanno sapere quelli del collettivo, lunedì sarà messo in campo un altro tassello dell'unica lotta che viene combattuta in tanti territori diversi. Il riferimento va dal movimento dei cosiddetti forconi ai pescatori e, conclude la nota, l'appuntamento è alle 9 in Piazza Verdi. Poi andremo a contestare l'inaugurazione dell'anno accademico e l'inaccettabile presenza di Napolitano e del ministro Francesco Profumo in città. Sempre per quanto riguarda la visita di Napolitano a Bologna, una dura critica viene dal gruppo UDC in provincia, che se la prende però con Palazzo d'Accursio. Per l'UDC il comune vuole rendere presentabili i luoghi che il presidente Napolitano visiterà a Bologna, ma è semplicemente inutile questo set che il sindaco sta predisponendo, perché invece bisognerebbe avere il coraggio di mostrare la verità, e cioè una città ferita, da scritta di Reuter, tanto che associazioni di cittadini, di commercianti, banche hanno finanziato interventi di pulizia, perché il comune ha sempre affermato che non aveva la disponibilità finanziaria per farlo. A circa 9 mesi dal suo addio come commissario prefettizio, Anna Maria Cancellieri oggi è tornata a Bologna da ministro dell'Interno. È arrivata nel pomeriggio e dopo un blitz a Palazzo Pepoli in prefettura è andata a Teatro Comunale per godersi la Turandot con marito, figlio e nipotine. È una città talmente bella, io sono molto contenta di essere qua, ha detto. Un legame profondo il suo con Bologna, compresa la cittadinanza onoraria che era stata promessa a maggio dal sindaco Merola, ma poi è saltata per divergenze fra i partiti. Non parliamone nemmeno, ha detto oggi, ma il mio legame d'affetto con Bologna è identico e anzi aumenterà nel tempo, perché più siamo lontani più ricordiamo le cose belle di Bologna. Fra queste anche la mostra sulla storia della città appena inaugurata proprio a Palazzo Pepoli. Ho fatto un blitz di 5 minuti, ha detto il ministro Cancellieri, e mi è piaciuta molto. Un rigoroso no comment invece sul match calcistico di domani Bologna-Roma. Sono a Bologna e taccio, ha detto ridendo lei che è tifosissima giallorossa. Domani sera, dopo una fuga a Milano dove sarà ospite del programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, la Cancellieri tornerà a Bologna e lunedì mattina parteciperà alla cerimonia per la laurea ad honorem al presidente Napolitano nell'Aula Magna di Santa Lucia. E ora la cronaca: un'intera famiglia di origine cinese è stata sequestrata e rapinata in casa da un gruppo di connazionali che sono poi fuggiti con soldi, gioielli e altri oggetti di valore. È successo la scorsa notte a Bologna in zona Fiera. Probabilmente sapevano che avrebbero trovato parecchi soldi e 5 persone indifese, tra cui una bambina di 10 anni, che non avrebbero opposto troppa resistenza. La violenta rapina ai danni di una famiglia di commercianti cinesi è andata in scena la scorsa notte in via Bellettini, a pochi passi da viale Aldo Moro. 4 banditi, anche loro cinesi, mascherati con passamontagna, armati di coltelli, hanno atteso che una delle vittime, una donna di 47 anni, che gestisce un ristorante in via Salvini, poco lontano, rientrasse a casa insieme al nipote di 23 anni. I due sono stati aggrediti nell'atrio del palazzo e, sotto la minaccia dei coltelli, costretti a far salire i rapinatori nell'appartamento, dove c'erano il marito della donna, di 48 anni, la figlia di 10 anni, che dormiva, e la mamma di lei, di 76 anni. I 5 sono stati legati, immobilizzati con nastro da pacco e chiusi a chiave in stanze diverse dai malviventi, che hanno portato via circa 4.000 euro, alcuni monili, 2 computer, cellulari e fotocamere. A dare l'allarme, dopo diversi minuti, è stata la 47enne che con un paio di forbici è riuscita a liberarsi, poi a forzare la serratura della camera dove era stata rinchiusa. Subito dopo ha liberato anche i familiari, ha avvertito il 113. Nessuno per fortuna si era fatto male, ma lo spavento è stato forte. Sono intervenuti la polizia scientifica e anche la squadra mobile, che ha già avviato le indagini. Ancora cronaca, parliamo di un brutto incidente sul lavoro avvenuto oggi sull'Appennino bolognese. Un operaio di 50 anni è rimasto seriamente ferito nell'infortunio che è avvenuto nel pomeriggio in uno dei cantieri della variante di valico della A1 nel territorio di Castiglione dei Pepoli. Dalle prime informazioni l'uomo stava lavorando all'interno di una galleria, la galleria Sparvo, quando è stato colpito da un grosso macchinario che è scivolato fuori dalla sua sede di servizio. L'operaio, originario di Viterbo, ha riportato alcune gravi fratture alle gambe con conseguente emorragia. Soccorso con l'elicottero del 118, è stato trasportato all'ospedale maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato in sala rianimazione. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti carabinieri e tecnici della medicina del lavoro.
E ora la politica. Nel predisporre il bilancio del comune, Palazzo da Curcio deve assolutamente mettere al primo posto l'equità sociale. Lo ha detto nei nostri studi il parlamentare responsabile economico dell'UDC Gianluca Galletti. Sentiamo. Intanto voglio dire una cosa. L'assessore Giannini è professoressa universitaria di scienze delle finanze, è persona brava e capace e si trova a gestire un bilancio molto difficile. Detto questo, secondo me sta compiendo alcuni errori. Siamo pronti a discuterne come UDC anche a livello locale. Io è da mesi che dico una cosa, intanto in questi momenti difficili, e in effetti il taglio che lei deve operare al Comune di Bologna è un taglio molto duro, bisogna mettere al primo punto l'equità, cioè non tutti i cittadini bolognesi sono uguali. Ci sono cittadini bolognesi, fra cui io, che possono sopportare meglio questa crisi economica e in questo momento devono dare di più, e ci sono famiglie, cittadini bolognesi che sono più in difficoltà di altri. Allora la prima cosa è distinguere gli uni dagli altri. Ad esempio, avere tolto la tassa sulla scuola materna per i redditi alti è un errore grave, da segno rosso. Non solo perché è un mancato gettito che in questo caso farebbe molto comodo, ma perché noi stiamo facendo un'operazione che non è equa. Io che ho 4 figli, la scuola materna voglio pagarla perché me lo posso permettere e non vedo perché il comune debba dare a me, che non ne ho bisogno, un servizio che costa molto alla collettività e alle famiglie che non se lo possono permettere in maniera gratuita. Allora, le operazioni elettorali in questo momento non vanno fatte. È una promessa elettorale quella, no? Guardate, è stata una promessa elettorale sbagliata ed è l'unica che non dovevano mantenere e probabilmente l'unica che stanno mantenendo davvero. Quindi io dico, sì, quella direi che non la toccano. Quella che non la tocca. E questo è un errore grave, ma lo dico perché indice, cioè lo diciamo sulla scuola materna, ma io lo dico per tutti i servizi. In questo momento bisogna che chi ha di più dia a chi ha di meno. Io non so se sono diventato troppo di sinistra, però io penso che questo non sia né di sinistra né di destra, ma che sia un principio giusto, no? Allora, in questo momento chi compra un servizio dal comune e se lo può permettere deve pagarlo a prezzo pieno, non possono regalarlo come ad esempio nel caso delle scuole materne, e questo varrebbe già alcuni milioni di euro, eh? E intanto nelle scuole superiori di Bologna proseguono i falsi allarme bomba. Altri 3 sono scattati quasi in contemporanea anche questa mattina. Le telefonate sono arrivate tutte poco prima delle 8. Una al centralino del liceo scientifico Fermi di via Mazzini, 2 direttamente al 113 che annunciavano la presenza di ordigni al Pacinotti di via Saragozza e alle Rubiani di viale Vicini. In tutti i casi le verifiche fatte subito dalla polizia hanno dato esito negativo. Nei giorni scorsi allarmi analoghi, tutti falsi, erano scattati alle Fioravanti di via Don Minzoni, al Belluzzi Fioravanti di via Cassini e le Aldrovandi Rubiani di via Marconi. Cambiamo argomento. La stretta sui pass ai disabili non piace alla Consulta degli Handicappati, per la quale con questo provvedimento si spara nel mucchio senza risolvere davvero il problema. Per questo motivo hanno promesso ogni azione possibile per arrivare alla cancellazione di questo provvedimento. La Consulta dell'Handicap dice no al Comune di Bologna e chiede di fare saltare il provvedimento che prevede di ridurre da 10 a una sola le targhe che i familiari o i disabili stessi possono utilizzare per accedere al centro storico, come invece prevede il progetto avanzato dall'assessore al traffico Andrea Colombo. Per la Consulta Handicap, che a Bologna rappresenta oltre 50 associazioni, si tratta di un provvedimento che calpesta la dignità dei disabili e che punisce i cittadini onesti per colpa di coloro che utilizzano il pass in maniera impropria. Per la Consulta Handicap il problema dell'abuso esiste, ma l'amministrazione deve rispondere con un rigido aumento dei controlli, non ledendo l'autonomia di chi è davvero invalido. Secondo i dati forniti dalla Consulta, in media ogni disabile in possesso di un pass auto non ha mai messo più di 3 targhe nel proprio permesso, e dunque per la Consulta sembrerebbe che il Comune con questo provvedimento voglia più combattere il traffico del centro storico che non gli abusivi. Secondo la Consulta, ogni disabile necessita della maggior parte dei casi di più accompagnatori durante l'arco della giornata. A questo proposito, il provvedimento che il Comune sta approntando permette la possibilità di cambiare la registrazione della targa in tempo reale tramite un SMS, un fax o una mail, ma è un metodo che secondo la Consulta porterebbe solo ulteriori disagi, perché non tutti i disabili hanno accesso a telefoni cellulari o computer. Più in generale, sottolinea la Consulta, il contrassegno assegnato
assegnato a ogni disabile non è un vantaggio, una concessione, un atto di carità nei confronti di una categoria socialmente debole, ma uno strumento che permette al disabile di avere pari dignità e pari opportunità. Per questo motivo dice no al provvedimento e promette di combattere per cambiarlo. Il piano della pedonalizzazione del centro storico, programmato per la primavera-estate del 2012, è infine un altro dei punti che preoccupano la Consulta, in quanto l'entità del problema che si presenterebbe per i disabili non è stato ancora sufficientemente discusso dalla Giunta Comunale. Se questi percorsi devono essere pedonalizzati, l'amministrazione deve trovare dei luoghi di parcheggio appositi per i disabili. Restiamo in tema di traffico, ma per parlare di inquinamento, le misure antismog che la Regione Emilia-Romagna si appresta a presentare ai sindaci non sono sufficienti. Questo è il parere di Legambiente, per la quale lo stop aggiuntivo alle auto ipotizzato la domenica sarebbe poco più che un palliativo. Vediamo il servizio. Basta proclami, servono azioni immediate. Legambiente Emilia Romagna risponde così all'ipotesi avanzata ieri dall'assessore regionale all'ambiente Sabrina Freda di un secondo giorno di blocco del traffico alla domenica. Nei numeri, nell'idea di Freda piacciono a Legambiente. Ancora una volta dobbiamo ricordare all'assessore che le misure di intervento proposte sono del tutto insufficienti. Per questo, recita una nota dell'associazione ambientalista, ribadiamo che è arrivato il momento di mettere in campo azioni decisive per porre fine alle emergenza. Secondo Legambiente occorre programmare da subito azioni strutturali con priorità assoluta al trasporto pubblico cittadino e pendolare e alla rete ciclabile, ma soprattutto occorre ripensare il destino delle risorse economiche destinate alla realizzazione delle infrastrutture su gomma per destinarle ad altro. Sempre secondo Legambiente non può essere ignorato infatti che nella nostra regione un contributo pesantissimo all'inquinamento dell'aria è offerto soprattutto dal traffico commerciale su gomma che transita sull'arteria autostradale, uno sviluppo favorito dagli aiuti via via assicurati al settore per mantenere prezzi bassi e competere in maniera distorta sul mercato per fronteggiare la concorrenza degli autotrasportatori dei paesi neocomunitari. Il traffico su gomma è ormai a livelli insostenibili, avverte Legambiente. Ulteriori ritardi nel dare corso a ipotesi del tutto alternative al trasporto su gomma non solo condanneranno la regione ad un peggioramento inesorabile della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini, ma ci obbligheranno anche a pagare multe salatissime da parte dell'Unione Europea. È stato stroncato da un malore poco prima di celebrare la messa Don Tiziano Fuligni, parroco della chiesa di Gesù Buon Pastore di via Martiri di Montesole. A Bologna, il religioso bolognese di 75 anni si è accasciato a terra vicino all'altare mentre si preparava alla funzione del pomeriggio. Un parrocchiano che era già in chiesa ha sentito un tonfo e si è avvicinato trovando Don Tiziano riverso a terra. I medici del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso del sacerdote che cadendo a terra ha battuto anche la testa procurando una ferita. La morte, tuttavia, a quanto si apprende, sarebbe stata causata da alcune gravi patologie cardiache e polmonari di cui Don Fuligni soffriva da tempo. E ora ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo altre notizie. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire rivediamo insieme i titoli del nostro sommario. Gravi carenze di organico e molta preoccupazione per infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna sono le due emergenze della giustizia emerse a Bologna all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Dai magistrati un appello a non sottovalutare certi fenomeni. I collettivi che hanno annunciato contestazioni durante la visita di Napolitano lunedì a Bologna hanno confermato le loro intenzioni. Dopo i recenti arresti dei Notav, dicono, saremo ancora più determinati. Violenta aggressione in un appartamento in zona Fiera a Bologna. Un'intera famiglia di origine cinese è stata sequestrata e rapinata da un gruppo di connazionali, fuggiti con soldi, gioielli e altri oggetti di valore. In casa c'era anche una bambina di 10 anni. Le difficoltà nella stesura del bilancio del Comune a fronte dei tagli ci sono, dice alle nostre telecamere il parlamentare UDC Gianluca Galletti, ma Palazzo d'Accursio deve fare il massimo per rendere la manovra più equa per le famiglie. Lo stop domenicale alle auto in aggiunta a quello infrasettimanale ipotizzato dalla Regione Emilia-Romagna non piace a Legambiente. Secondo l'associazione bisogna ripensare tutto il sistema dei trasporti privilegiando quelli meno inquinanti.
E ora andiamo avanti col telegiornale, torniamo alla cronaca. Prelevato un televisore da 22 pollici da uno scaffale con l'imballo sotto il braccio, è uscito dal supermercato senza pagare, passando dal varco per i clienti senza la spesa. L'intera scena che stiamo vedendo in queste immagini è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza del centro Lame di Bologna, dove ieri sera i carabinieri alla fine hanno arrestato Mattia Menabue, 25enne di Modena, già noto alle forze dell'ordine. Gli addetti alla videosorveglianza l'hanno visto rimuovere i dispositivi antitaccheggio del televisore e poi avviarsi con molta disinvoltura verso l'uscita senza spesa. Inseguito e bloccato dalle guardie, ha reagito con spintoni e gomitate. Alla fine sono appunto arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato. Al processo in direttissima questa mattina è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione da scontare in carcere. E ora allo sport, parliamo di calcio. Domani prima gara del girone di ritorno, il Bologna comincia con una impegnativa trasferta a Roma. Sentiamo le parole dell'allenatore Pioli, che parte facendo riferimento alla gara di andata. Sentiamolo. Io credo che sia stata la nostra peggior partita da quando la squadra è sotto la mia gestione. E come avevo detto a fine partita allora, molto era dipeso dalla qualità degli avversari, ma altrettanto era dipeso dalle nostre posizioni in campo, perché per la prima volta la squadra non è riuscita a trovare compattezza, a trovare tempi di uscita, a trovare dei punti di riferimento che ci permettesse di provare a non a togliere del tutto, ma a complicarli un po' la loro gestione della palla, situazione dove loro sono veramente bravi. E quindi io credo che anche da un punto così, da una prestazione sicuramente negativa, però sia stato un punto di riferimento anche per la preparazione della partita di domani. Io credo che la squadra stia bene e quando una squadra sta bene deve provare, siccome nel calcio gli equilibri sono molto sottili, passare da un momento positivo a un momento negativo veramente basta un istante. La squadra ci crede, questo sono convinto anch'io, la squadra ci crede e ripeto, vuole andare a fare una partita giocando da squadra. Non dobbiamo fare le scelte a metà, se noi facciamo delle scelte a metà o li aspettiamo a metà o li andiamo a prendere a metà, noi dobbiamo essere una squadra che si sposta come un blocco, che rimane corta, che rimane, che copre tutto il campo, che dà più soluzioni possibili ai nostri possessori di palla e che assolutamente interpreti la partita proprio giocando con continuità da squadra. C'è un'altra pausa per la pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Siamo in chiusura, c'è tempo solo per il riepilogo dei nostri titoli di questa sera. Gravi carenze d'organico, molta preoccupazione per le infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna. Sono le due emergenze della giustizia emerse a Bologna all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Dai magistrati un appello a non sottovalutare certi fenomeni. I collettivi che hanno annunciato contestazioni alla visita di Napolitano lunedì a Bologna hanno confermato le loro intenzioni. Dopo gli arresti dei Notav, dicono, saremo ancora più determinati. Violenta aggressione in un appartamento in zona Fiera. Un'intera famiglia di origine cinese è stata sequestrata e rapinata da un gruppo di connazionali fuggiti con soldi, gioielli e altri oggetti di valore. In casa c'era anche una bambina di 10 anni. Le difficoltà nella stesura del bilancio del comune a fronte dei tagli ci sono, dice alle nostre telecamere il parlamentare UDC Gianluca Galletti, ma Palazzo d'Accursio deve fare il massimo per rendere la manovra più equa per le famiglie. Lo stop domenicale alle auto, in aggiunta a quello infrasettimanale ipotizzato dalla Regione Emilia-Romagna, non piace a Legambiente. Per l'associazione bisogna ripensare tutto il sistema dei trasporti, privilegiando quelli meno inquinanti. Ed è davvero tutto per il TG di questa sera, grazie per essere stati con noi, buona serata e buona domenica.